Tentasian is dead following the shooting in Florida the Broward County Sheriff's Office If I'm going to if I'm going to die or ever be a sacrifice I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy or they found some sort of answers or resolve in my life regardless of the negative around my name regardless of of the bad things people say to me I don't give a fuck because I know my goal in the end and I know what I want for everyone and I know what my messages. So I just wanted to say I appreciate and love all of you, and I believe in you all. Do not let your depression make you. Do not let your body define your soul. Your mind is limitless. You are worth. You are worth more than you could believe. All you have to do is dream, and all you have to do is want to fulfill that dream, and have the strength to fulfill that dream. Un'infanzia difficile. Una. Una vera e propria nascita in mezzo ad un ambiente che lo ha cambiato per sempre. Quest Ma la sua vita finirà in tragedia dopo il suo successo. Questa è la storia di XXX Tentazione. Ciao, belli di casa, sono Matte e benvenuti in questo nuovissimo video dei Gialli di Matte. Il teatro del mistero è tornato e oggi andremo avanti. Oggi andremo a raccontarvi la storia di uno dei rapper che secondo me, eh, voi sapete che è il mio idolo, è Michael Jackson, quello non lo cambierò mai, ma questo rapper qua, che vabbè, Michael non è un rapper però. Comunque, questo rapper è stato uno dei più amati e dei più apprezzati degli ultimi tempi. Degli ultimi comunque sei anni, eh, degli, degli ultimi, comunque se teniamo presente, fino al 2018, fino alla sua scomparsa. Lui è XXXTentacion, Tentacion. Conosciuto anche come il rapper più giovane, credo. Uno dei rapper più giovani che purtroppo ha fatto una brutta fine. Eh, avete sentito comunque moltissimi rapper che sono venuti a mancare per sparatorie, per morti brutali, per cose veramente brutte. Ed oggi ricorderemo, un, ricorderemo uno di questi. Ov anche avevo già fatto un video su Notorious Big, e oggi <ride> andremo a ricordare lui. Ovvero XXX Tentazione. Dunque, direi di iniziare a parlare di lui, chi era, cosa faceva. Ma prima di andare a parlarvi di X, vi consiglio di andare in descrizione, che in descrizione troverete tutta la playlist con all'interno tutti gli episodi del mio teatro dei Gialli di Matte. Ovviamente, non perdetevi gli episodi perché. Credetemi, ci sono tanti altri casi che voi secondo me non avete visto. Dunque, adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Dunque, Giase... Dunque, il suo vero nome si chiamava Giase Dwayne Riccardo Onfroy. E nasce a Plantation, in Florida, il 23 gennaio del 1998. Da geni giamaicani e comunque di fede eh, rast eh, rastafari ovvero duane ricardo Onfroy, che chiameremo Dwayne, e, che e cleopatra ereta drena bernard dunque eh, giase che fino, fino, che fino a fino, fino a fino a, fino a, fino a suo cambio nome cioè ex ex tentazione lo chiameremo solo gi giase Giase aveva due fratelli, una sorella e un fratellastro condiviso paternamente. Allora, eh, cosa devo dire? Il, il rapporto tra il padre e la madre, ovvero, ovvero Dwayne e Cleopatra, non fu, uno di, non fu uno dei migliori. Già Giase però da bambino noi consideriamo che era un bambino molto vivace, affettuoso, molto... Ehm, molto che voleva attenzioni era un bambino con molta che voleva avere gli occhi puntati addosso cioè è una cosa positiva cioè nel senso era un bambino che voleva voleva fare voleva darsi attenzioni e il suo e certo te, i suoi genitori comunque ehm, non facevano proprio cioè i suoi genitori comunque adesso vi parlo del, del lavoro dei genitori sto parlando Sto parlando di Dwayne. Allora, parliamo del padre. Il padre Dwayne lavorava, ma non proprio un regalo, non proprio un lavoro legale, faceva lo spacciatore, lavorava come spacciatore e portava a casa spensabili. Invece, Cleopatra, la, la madre di Jase, faceva la stripper dentro, dentro un night club. Quindi le facevo, faceva la stripper e lui faceva lo spacciatore. E... Non capisco come sia possibile che lui sia stato arrestato. perché? Non lo so. Allora, eh, il Jase trascorse la sua infanzia precisamente, principalmente a Lorefil, a Pompano Beach. E poi in realtà, eh, proprio per la sua infanzia, non era stato... cioè era un bambino che voleva le attenzioni, ma in realtà molti non gli, cioè non gli davano attenzioni cioè il padre e la madre non gli davano attenzioni invece quindi è cresciuto è cresciuto letteralmente tutta la sua vita con sua nonna stava maggiormente da sua nonna ovvero Colette Jones eh, per cause comunque lui stava a casa della madre cioè lui stava a casa della nonna per i problemi finanziari della madre eh, non ha vissuto proprio un ambiente sereno come vi dicevo prima anzi all'età di sei anni sul punto di sul punto di non ritorno già a sei anni ehm, sua madre Cleopatra faceva entrare spesso degli uomini in casa quindi letteralmente sua madre Cleopatra tradiva Duane il suo suo marito tradiva Dwayne e quindi tantissimi uomini entravano in casa di, 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 di Cleopatra e di Dwayne e il piccolo Jase lui doveva vedere, lui doveva, eh, doveva guardare queste scene anche non adatte ad un bambino di sei anni. Vi stavo dicendo, all'età di sei anni sul, eh, fu inserito in un programma giovanile prima di di essere costretto a trasferirsi da sua nonna, perché? Eh, perché lui in questo momento, in questo momento in cui degli uomini entravano in casa della madre, ehm, Giase tentò di, di pugnalare uno di questi, uno di questi uomini, perché questo quest'uomo era violento con sua madre, dunque, eh, fu indirizzato nel mondo della musica dalla sorella di, eh, di Cleopatra, quindi dalla zia di Giuseppe, sua zia, che lo convinse a frequentare il coro della scuola e successivamente ad iscriversi al coro della chiesa. Però Giuseppe, eh, um, già da grande, qua parliamo forse da magari 12-13 anni um, fu ci fu un carattere molto se devo essere sincero ci fu un carattere da lui parecchio uh, come posso dire um, non so come dirlo raga è parecchio ci fu un cambiamento in lui cioè la sua la sua um... La sua come posso dire? Non, non, non so come spiegarla. Ci fu un cambiamento nella sua psiche letteralmente lui da grande del bambino vivace, del bambino quello piccolo di cui, di cui era rimasto, non ci fu più nulla. Divenne un ragazzo dal comportamento un po' tempestuoso. Cioè, era... Cioè diventa proprio quel tipo di ragazzo che tu non, dovre... che tu non, nunca, non vorresti incontrare perché ti picchierebbe. Cioè in realtà lo... lui picchiava solo quando lo facevano arrabbiare, e veramente tanto. Oppure quando picchiavano altri, perché lui era un... difendeva altri, cioè non era cattivo, anzi era una persona stupenda non proprio a menare eh? perché non è la soluzione a menare però comunque era un, era un ragazzo da un comportamento abbastanza tempestuoso il nostro Jase ma il nostro Jase infatti venne cacciato per aver picchiato uno studente Jase tra l'altro frequentò la Mergate Middle School dalla quale però fu espulso dopo una serie di varie aggressioni da parte sempre di lui però ovviamente parlo di bulli che lo, che lo prendevano in giro che magari prendevano di mira altri sì era un po difficile questa questione sua madre però Cleopatra ehm, iscrisse suo figlio alla Sheridan House Family Ministries che ha frequentato per oltre sei mesi. Già eh, già da qui cominciò ad ascoltare vari stili di musica tipo il, me, il nu metal, il hard rock e il rap durante il periodo presso la, la, la scuola in cui l'aveva scr scritto sua madre, Lì che lo portò ad imparare a suonare il pianoforte e la chitarra. Um, il nostro Jase, tra l'altro, eh, frequentò la, la Piper High School, fino a quando non abbandonò la scuola durante la seconda superiore. Giase eh, si autodefiniva in realtà come un disadattato, come uno che non riusciva a stare fermo, come un, uno che veramente menava quasi... cioè, che faceva veramente di tutto, cioè, di tutto fuorché cioè era proprio uno che non si, met... uno che non si applicava ecco. citando quanto fosse tranquillo nonostante fosse popolare e regolarmente coinvolto in scontri fisici perché letteralmente lo coinvolgevano in un'occasione tra l'altro ehm, Giase ha confermato e ha affermato che durante il suo periodo al liceo era molto depresso e anche insicuro cioè non, non capiva come mai era così Forse perché magari quella non era effettivamente la sua strada, forse non si sa. Ehm... A segnare la sua vita fu la, la violenza, fu la, fu la violenza, ma tra l'altro, ehm... se devo proprio dire la, la cosa brutta che gli è capitata da piccolo. Gli è capitata un po' una. Una sfiga abbastanza grande, anzi, in realtà due sfighe, se possiamo proprio dirlo. Um, se devo proprio dire, il suo. Allora, adesso ve lo, ve lo dico piano piano, ancora da piccolo um, vi racconto cosa fece il padre Dwayne. Dwayne, vi ho già detto cosa, de, de la, cosa faceva di lavoro, faceva lo spacciatore, che poi in realtà non è un lavoro, però comunque ehm, faceva lo spacciatore. E cosa fece Wayne? Venne beccato e arrestato per, eh, perché stava vendendo delle sostanze stupefacenti e venne arrestato e quindi accusato di, ehm, di spaccio. E letteralmente venne allontanato da Giase, che questa cosa per Giase era un, un trauma, perché suo padre, perché adorava, gli voleva bene a suo padre Dwayne, però Dwayne sparì dalla vita di suo figlio, eh, dei suoi figli, perché come ho detto prima Giase non era da solo, però comunque sparì dalla vita vide, eh, vide suo padre Dwayne, andarsene di casa e spera eh, Dwayne sperava ovviamente di non essere condannato per questo reato, però infatti Dwayne si fu ritrovato a scontare una condanna di, di dieci anni di reclusione, quindi il padre Dwayne venne im immediatamente allontanato da Jase, però non è l'unica cosa a cui eh, la vita di Jase disegna. Perché ci fu un'altra tragedia nella sua vita, ma una tragedia forse un po' più forte, de della, per della, della lontananza del padre. Quando, eh, un, giorno, un giorno, che Jazz era piccolo eh, e andò a scuola, no? Andò a scuola, e praticamente, dopo essere tornato a casa, eh, era, ed era eh, in casa di suo zio. Suo zio era, il, credo, il fratello di suo padre, no, o il fratello di suo padre o, o, lo o, o il fratello di, di sua madre, però comunque era un fratello o di madre o di padre. Eh, non c'è scritto in realtà che se era zio di padre, ma che eh, credo che era il fratello di suo padre, quindi credo che sia il fratello di Dwayne. Quindi suo zio eh, era a casa di suo zio, un certo suo zio non era proprio sano, anzi... Soffriva di una forte depressione e, però comunque adorava stare con, 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 con Giase. Un giorno eh, Giase tornò a casa da scuola e vide una scena, tor cioè torna a casa di suo zio, e vide una scena che definirla raccapricciante credo che sia, credo che sia un complimento, perché per l'esattezza vide per l'esattezza vide suo zio appeso al collo cioè letteralmente vide appeso su eh, suo zio appeso ad una corda si era tolto la vita insomma eh, questo episodio fece scattare un qualcosa nella testa di ex di jase eh, nella sua testa cominciò a a soffrire talmente tanto che questo episodio lo segnò più dell'allontanamento del, del, dell di suo padre, più dell'arresto di suo padre, e questa cosa lo fece sprofondare in forte, un forte malessere che lo portò ad essere violento con gli altri. Quindi, ora voglio parlare della. Di, di comunque alcuni eh, dei suoi sue, della sua comunque inizialmente della sua carriera, l'inizio della carriera di, del nostro jazz eh, risale al giugno del 2013 quindi per l'esattezza parliamo di 8 anni fa. sì. No, 11 anni fa, perdonatemi, 11 anni fa. Dopo la pubblicazione del primo, eh, del primo brano che pubblicò lui, ovvero News Flock. Eh, però, c'è, posso dire che. Iniziamo, aspetta, iniziamo subito da dire: ex era, era appena andato in carcere perché era stato accusato di, di, di risse, e quindi era stato incarcerato, era stato preso e portato in, in prigione. Qui conobbe un certo Stockley Orburn. Questo St Stockley, che era, un, che era un, um, un, un rapper, che era un, un, un ragazzo che comunque eh, aveva anche lui la passione per la musica rap, lui incontrò, incontrò Jase in carcere e lui era lì per scontare una pena di furto aggravato. Quindi letteralmente eh, fece questo. Fece le, conobbe Jase. E gli disse: Ma perché non, ti, non, ti non, non ci introduciamo insieme in una? In, 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 cioè, non, non ci creiamo un duo. Per, per rapper, dato che siamo entrambi dei rapper, facciamo, siamo, um, facciamo, entrambi, uh, facciamo amicizia e dopo collaboriamo. E infatti, Stockley, Clevon, Goldburn e Jase formarono un duo. Nel 2014, eh, la, deten la detenzione comunque tra i due finisce. Giase eh, ha dichiarato di essere sempre stato ris rispettoso nei confronti delle guardie e di aver sempre protetto anche gli altri detenuti. Cioè, quindi capite che anche dentro in carcere lui. Aveva la voglia di difendere gli altri, cioè complessivamente difendeva anche gli altri detenuti. E questa cosa, ragazzi, gli fa tanto, ma tanto coraggio. Compreso un compagno di cella, e tra l'altro lui difese anche un compagno di cella omosessuale. Cioè, ragazzi, è da ammirare, il quale successivamente però att attaccherà pubblicamente perché. Lo stava presumibilmente fissando mentre si cambiava i vestiti quindi quest'uomo, questo tizio omosessuale, disse che Gase lo stava osservando mentre lo, stava, lo stavano cambiando quindi si stava cambiando. Non, non so quale credibilità, perché Giuse poi era, si fidanzò con una donna, però vabbè lo stesso anno. In seguito alla liberazione dal centro di detenzione minorile, eh, Gase e Stokley eh, si incontrarono di nuovo con la convinzione che avrebbero commesso una serie di. Un, eh, commesso, una serie di e frazioni domestiche per guadagno monetario. Anche se Gase, in realtà, in seguito di comprare un microfono blu snowball per registrare la musica. Seguito poco, poco dopo da Stockley. Grazie al supporto, infatti, di, di quest'ultimo, Jazz riuscirà a pubblicare il suo primo ufficiale intitolato Vice City nella piattaforma su, su, eh, musicale che c'è tuttora, credo, SoundCloud, dove si fa conoscere con quello che diventerà. Poi il suo appellativo, ehm, scusate, quello che, ehm, che, lo, che poi lui decise di, di avere un nickname, ovvero uno sfogo. Eh, ovvero, allora, l'appellativo d'arte che sceglierà, ovvero XXX, Tentacion. La parola Tentacion, voi sapete che in spagnolo significa tentazione parlando della sua decisione di abbandonare la, la vita da criminale a favore della musica. E Jase, che adesso chiameremo ex, X ha detto che riconosceva la, la, la musica come uno sfogo migliore per i suoi sentimenti e, la, e, e poi lui aveva anche avuto una certa relazione con una certa

Canzoni, continuando a farle, a lavorare su queste canzoni, e nel 2015 ci fu una conoscenza con un certo Roas the Beat, anzi Roas on the Beat. Allora Roas, Roas on the Beat, chiamiamo Roas, Roas eh, fece ascoltare un paio di canzoni, un paio di basi in realtà, un paio di basi ad ex. E però, X cosa fece? Le scartò tutte quante, ma proprio tutte quante. Roas, tra l'altro, fece. però trovò un pezzo che era destinato ad un certo Jimmy Duval, che doveva, co doveva darglielo ad un rapper chiamato CCP, però era stato arrestato per rapina a mano armata. Dopo questo, ehm, eh, Roas lo, lo prende, lo fa, lui lo fa ascoltare ad Ex. E, e lui gli piace un sacco. Questa canzone, ragazzi, è, credo, la più famosa di, di X. Si intitolerà questa canzone... Vabbè, che molti penso che la conosceranno, perché ormai è famosissima. È Look at me. X, in, X in questa canzone, parla alla nuova generazione. Parla a quella generazione della depressione letteralmente parla del, um, del come dei ragazzi giovani eh, possono andare sull'orlo della depressione e ragazzi questa canzone io l'ho ascoltata e, ed è veramente se poi capite le, le parole vi danno un senso che vi dicono cavolo però ha ragione cioè le, a me sapete che a me piacciono davvero tanto le canzoni che hanno un significato che hanno un significato proprio anche dentro delle strofe, c'hanno cioè dentro una canzone e proprio lì è il minimo, ex parla ai giovani e dice di non abbattersi, di non farsi sconfiggere dalla depressione, e questo io posso pienamente essere d'accordo, avendo sofferto di depressione e ve ne avevo già parlato quello in live. Eh, però io ragazzi ho parlato di, di questa cosa e ed è stato difficile per me ovviamente, non è stato facilissimo. Però comunque eh, Ex per quanto riguarda ha detto delle cose che veramente a me sono raffigurate proprio significative. Poi ovviamente io ascoltando anche Michael che lui pubblica ha pubblicato delle canzoni bellissime, stupende, con un significato. Tutte con un significato e soprattutto soprattutto delle parole stupende. Cioè, quando tu guardi e vedi che effettivamente i tuoi eh, cantanti scrivono delle, delle parole vere, ti vengono i brividi, perché tu sai veramente quell'artista che capisce la gente. Infatti, X capiva. I, capiva i ragazzi, capiva quelli che soffrivano davvero tanto del peggior periodo che potevano effettivamente avere. E posso dire effettivamente che, che, era, che era un po' un po' un po' un po', un po ironica, un, non, non ironica, un po' un po' così la cosa. Eh, ex tra l'altro, lui pubblicava su aveva una, un account Twitter dove lui pubblicava i vari. Vari annunci e i fan gli hanno scelto un nome perché gli piaceva di più. XXX Tenta solo. Lui era tentato da altri, due no, da altri due nomi che non mi ricordo quali. E X di eh, fece tipo un sondaggio ai, tu, ai suoi follower di Twitter e disse ragazzi: quale di questi nomi mi si addice di più? E tutti quanti dissero: Ma secondo me è, ex tentazione, 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 tutti tentazione. E quindi lui disse: Ma mi piace anche a me. Perché infatti era la tentazione di non ritornare ad una vita da criminale. Perché lui, da piccolo eh, non vi ho detto, tra l'altro, che lui ha, posso dire a 14, 13 anni. Lui rimaneva fuori di casa da sua nonna quando era nel periodo in cui stava da sua nonna. E nel periodo in cui stava da sua nonna, letteralmente era stato chiuso varie volte fuori di casa perché non tornava, non tornava a casa e preferiva, e lui preferiva stare con i suoi amici. E preferiva stare con i suoi amici, però purtroppo varie volte è finito, è finito come... L'ho già detto nelle beghe, perché, eh, perché mi ai i suoi amici spacciavano, oppure, cioè, in realtà, non credo che spacciasse ex, me lo auguro. Che um, ex in realtà faceva più o meno delle risse, se devo proprio dire, delle piccole risse di quartiere, e venne accusato anche di rapina non armata. Ma a questo ci arriveremo tra poco. Allora, l'album, la, quella canzone di Look at Me, eh, già, già dal titolo proprio, già dal il titolo Look at Me ti fa capire guardami. Cioè, significa guardami, guardami in faccia. E letteralmente è una canzone che ti dà sfogo, ti dà sfogo e ti capisci effettivamente che questa canzone ha un significato. E ex, avendo l'età di giovanile, avendo l'età forse di 17-18 anni. È assurdo, è veramente incredibile come un ragazzino fece così. Parla, parla di quelli che purtroppo sono sfortunati, di quelli di una. di un. Di un, di un, di un... scusate, di quelli che hanno avuto un'infanzia terribile, e dice di non arrendersi e di continuare con quello che si fa. quello che si fa avanti però si devo proprio definire ex con queste parole, aveva assolutamente ragione. Come vi avevo già detto in precedenza, lui ehm, già, già, già in quell'anno, eh, in quell'anno che aveva fatto Look Me, si stava frequentando con, con Giniva Ayala, che come vedete è questa qua e loro due si, si capivano, era un bel rapporto tra di loro, era un bellissimo rapporto, già dal 2016 comunque si frequentavano, anzi in realtà si frequentavano da due anni, quindi dal 2014, però dopo due anni nel 2016 si misero ufficialmente eh, insieme e dopo, que, dopo questo fatto andarono a convivere, dopo essersi messi insieme dopo poco tempo andarono a convivere però ci fu il primo, primo periodo, comunque i primi giorni, le, le prime volte, fu, eh, fu normale, fu felice. Però la salute di ex, la salute mentale di X era molto, fra molto fragile. Tra l'altro non vi ho detto che nel 2015 X eh, era stato accusato di rapina malarmata e dopo questo, dopo quel periodo terrificante che stava vivendo cioè delle accuse di rapina a mano armata non, non della convivenza con Giniva eh, vabbè, anche meno eh, venne, venne arrestato e passò un periodo in carcere per la rapina per, per a rapina mano armata però dopo questo invece, fece un, pa un patteggiamento con eh, i giudici e tornò a casa ma agli arresti domiciliari però, per fortuna, Geniva era sempre a fianco a lui, non lo lasciava, era letteralmente innamorata e ehm, voleva aiutarlo ed era direi una cosa buona. Dunque, però, non è tutto rose e fiori: perché ex quando torna a casa con gli, a, agli arresti domiciliari, ehm, dicono che sia peggiorato, cioè, tra i due tra i due peggiora la situazione perché peggiora perché perché um, sì avete capito bene Giniva racconta dalle dichiarazioni presumibilmente ex l'ha aggredita e l'ha presa a calci e a pugni cioè praticamente violenza domestica si può dire e questo episodio Sc uh, Scaturito che Giniva era incinta del figlio di ex, cioè, cioè era incinta e letteralmente Giniva disse che era stata menata da ex, uh, era stata menata. Però c'è un, un, un uh, ragazzi, preparatevi perché non ci capirete dietro un ca in questo, questo pezzo, non ci capirete dietro niente. Dunque, Giniva denuncia ex per le. Per, la violen per violenza domestica e ex verrà arrestato, eh, cioè in realtà il processo per la, vi per la violenza domestica di Montorginiva viene rinviato e rinviato e ancora rinviato per tantissimo tempo, cioè pe pensate voi che casino, pensate voi che casino ma la vera cosa che mi sospettì un pochettino la, la gente è che Gineva durante la denuncia non aveva segni. Non aveva segni di violenza, non aveva, non aveva segni di niente. Cioè era totalmente... non si sa se era una falsa, non si sa se era una bugia, non si sa se era... non, non si sa. Però si scopre in realtà un'altra cosa. Che Gineva non era incinta. Perché letteralmente volevano scoprire se Giniva era incinta. Ma in realtà, ragazzi, non è vero. Non era incinta. Non era per niente incinta. Perché durante il processo a, a Giniva fecero, fecero tanti test, del, de, test del, del, di gravidanza, che però erano tutti, erano tutti negativi. Erano tutti Seriamente negativi quindi praticamente non è mai nato nessun figlio, ma proprio mai. Quindi Giniva era ditemi voi nei commenti poi era falsa e bugiarda, aveva mentito a Ex, aveva detto che eh, aveva aspettava un figlio e, lo, e gli ha mentito perché stava appena con lui per il successo e per i soldi, oppure? In realtà ha perso il bambino perché la violenza di ex era maggiore. Ovviamente io mi astengo da tutte le parti, però io sono un po' sulla prima. Però andiamo avanti. I'll fucking drop the charges, but you already said that no, no, no. No, no. No, no. shit because I don't want you to end up in jail. If you drop the charges, you're gonna end up in jail. You I had to find a way around. I don't want you in jail. You know I, I love you. Per via della telefonata, allora sicuramente voi mi state dicendo ora cosa c'entra Drake. Ebbene sì, perché nel 2017, eh, ben, quando nel periodo di, dove ex era in carcere. Eh, ci fu un mezzo, un mezzo dissing, se dovremmo dire, con Drake. Forse questo lo conoscete, essendo fan di X, magari conoscerete il dissing con Drake. Con Drake. Dunque, eh, il brano Look at Me eh, riceve, riceve un po' di attenzione. Cioè, X viene conosciuto anche per il dissing con Drake. Perché, a quanto pare, Drake aveva fatto un plagio nei confronti di X perché letteralmente Drake aveva copiato se si può dire la base di Look at Me con una canzone che si chiama KMT che adesso vi farò sentire la differenza tra KMT ovvero il brano di Drake e Look at Me che sarebbe il brano di X sentite In qualche occasione, ne parlo adesso, mi viene da ridere. Scusate, aveva scritto che su Twitter aveva, aveva scritto che la mamma di Drake era carina. E era molto carina, e forse voleva anche andare a letto con lei. Pensate voi, ex? Quanto, quanto voleva prendere per il culo Drake su questa cosa per quanto provocava Drake c'è stata anche una volta vi racconto questo aneddoto che praticamente eh, X aveva pubblicato un, una foto con un, con, un, con una foto di un ragazzino di un, di, con un ragazzo che assomigliava che assomigliava vagamente a Drake che stava facendo una cosa posso dire non posso dirlo Perché mi bannano Stavo facendo un, un Dio mio Non posso dirlo Perché altrimenti mi bannano Stavo facendo un Raga non so come dirlo Non so come dirlo Perché potrei veramente Mi, mi, mi buttano giù il video eh, Raga eh, Come posso dire Vabbè Stavo facendo una performance Capitemi per favore su un altro ragazzo quindi pensate voi quanto cioè, poteva essere quanto poteva essere assurdo che X cioè che poi mi immagino Drake cioè, mi, mi immagino X che tipo che, che poi lo stava provocando stava provocando Drake però ci fu la teoria anche che Drake fu quello che ha organizzato l'omicidio di, di X però questo ci arriveremo alla fine e vi spiego il perché Adesso andiamo avanti con dopo, dopo la faccenda di Drake. Anzi, in realtà, vi devo anche leggere questa cosa. Che effettivamente eh, lui disse: Allora, lui disse questo: Quello che penso riguardo alla situazione con Drake è che se ha usato il mio flow onestamente, poco importa. Non è così grave. Se Drake ha intenzione di tenere questo flow, e non so se l'abbia fatto onestamente, se insomma le, le cose stanno così avrebbe potuto almeno discutere con il suo collega, ovvero Jaser, che tra l'altro questo era... <ride> si fece intervistare da, da questa, da questa ex XXL Magazine ed è la sua opinione dei fatti, il che potrebbe aiutare il suo collega in queste circostanze e se vuole proprio tenere il flow, che lo tenga. Ora però sto vivendo in un periodo difficile, quindi sarebbe stato apprezzabile se Drake me ne avesse parlato prima che succedesse. Poteva contattarmi e discuterne con me, se sarebbe stato sicuramente più rispettoso. Ma ha deciso di far ascoltare in, in anticipo quel pezzo che assomigliava a Look at Me ed avrebbe potuto aiutarmi enormemente ad uscire dal carcere. Perché qui io sto affrontando la vita. È così che mi sento. Se vuoi tenere il flow, contattami, aiutami e poi tieniti il pezzo. Perché a dire il vero, darmi una mano sarebbe stato più importante. Ma se ha preso veramente quella base, poco importa. È Drake. Non mi dà così fastidio come molte persone pensano. Alla fine dei conti è figo, perché è un grande artista. E mi dà la spinta per diventare un artista più grande. Quindi letteralmente. Anzi, se proprio devo dirla tutta, vi devo anche la testimonianza di, del, del diretto interessato, ovvero Drake. Drake decise di pubblicare il brano KMT come parte di, Mo, di More Life, scatenando le ire di Jase. Nel programma radiofonico, eh, radiofonico di Miami, il rapper di Plantation, ovvero Jase, pubblica, ha pubblicato in, di prigione il 30 marzo. Si espresse così in merito a tale vicenda. Cioè, questa è la testimonianza di Jase. Lui disse, lui non è un uomo, penso sia un codardo. È stata mossa un, è, stata mo, è stata una mossa infame, soprattutto perché ero in prigione ad affrontare una vita difficile. Se fosse venuto da me ad ascoltarmi, mi avrebbe fatto sentire meglio. Se mi avesse dimostrato che è una persona ospitale, piuttosto che rubarmi il pezzo, appropriarsene e poi pubblicarlo nel suo album, avrebbe ottenuto il mio rispetto. Gli avrei lasciato fare il remix e tenersi il 100% dei guadagni. L'avrei fatto. Quindi, letteralmente, prima dice che è un vero uomo, poi dice che è un codardo perché prima magari voleva tenere voleva magari era per tenersi un pezzo poi disse che è un codardo però Drake non ha mai risposto su questa cosa e ce ne vuole e penso che sia normale che non, rispose, non risponde alcune do, lasciamo un po' da parte la faccenda di Drake cioè passiamo al prossimo perché ormai la faccenda Drake ex la lasciamo un po' ma parliamo di questa ragazza chi è questa ragazza si chiama Jocelyn Flores e ha 16 anni. Questa ragazza è stata avuta comunque come, come esempio di dedica da parte di Ex. Ex ha voluto dedicare alcune canzoni a questa ragazza, Jocelyn. Jocelyn era una ragazza di 16 anni in cerca di, di lavoro e venne assunta come modella eh, da parte di Ex. X voleva cercare alcune modelle, alcune um, per il suo, il suo album, cioè, non so se avete presente tipo di pubblicità, gli album pubblicati un qualcosa, eh sì avete presente. Um, Jocelyn era... X disse che era perfetta, era una, bella, una bellissima ragazza, infatti vedete che è bellissima, una ragazza bellissima, stupenda, incredibile e X la assunse come sua modella. Dunque, Jocelyn non era la prima che faceva la, la modella. Infatti si incontrò con, con un'altra ragazza che faceva la modella. Intanto, però, scompa scompare la, la borsa di, questa donna, di questa, questa donna. Scompare la borsa di questa donna con dentro 7.000 dollari. 7.000. E la donna incolpò Jocelyn di, la, la, di, eh, di, di aver rubato la sua... Forse, ma Jocelyn era totalmente innocente, quindi le due, le due donne si incominciarono incom a incolpare a vicenda. Ma ex, per non fare astio tra le due, le mandò a casa. Il giorno dopo, che è il 13 maggio del, del 2017, Jocelyn, venne la sedicenne, venne trovata senza vita nel suo appartamento. Ex, che è la, la ragazza, cioè oddio, la ragazza. La Jocelyn si era suicidata. Però le cause del suicidio non le sappiamo. Cioè, non, non possiamo saperle. Ex dispiaciuto e anche se sentiva in colpa per questo fatto, decise di dedicare alcune canzoni di lui a lei. La, 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 la famiglia di, di, di Jocelyn però alcuni erano felici e spesso gratitudine nei confronti di ex ma altri era proprio come una maledizione cioè ogni volta che ascolta che avessero ascoltato che avrebbero ascoltato una canzone di avessero scusa <ride> avessero ascoltato una canzone di ex era, era una maledizione perché, perché si sarebbero ricordati che, che giuseline non c'è non c'è più ma ora arriviamo al punto che non pensavamo che arrivasse. È il 18 giugno del 2018. Le telecamere del, del, di questo negozio di moto, che si chiama Riva Motorsports, riprendono ex insieme a suo zio acquisito. Ex è lì a portare delle moto, tutto tranquillo, insieme a suo zio. Ma dentro il Riva Motorsports entrano due uomini, Quei due uomini saranno i complici di quelli che lo uccideranno fuori dal negozio. Esattamente. uscì, fu ex ex uscì fuori con la sua BMW I8 e, um, e letteralmente vennero um, due uomini, scesero da scesero da un, un, un sub Dodge, scesero e lo, rapirano, lo rapinarono. ex ex -tentation. morì perché uno degli uomini gli sparò dritto in testa, uccidendolo, uccidendolo. Ex, quando morì, aveva solo 20 anni. e dentro questa Dodge Journey C'erano ben quattro uomini. Il primo, il primo di questi, che è l'uomo che ha sparato, si chiama Michael Botwright. Il secondo che era nell'auto ne, nell insieme a Botwright si chiama Trayvon Newsom. L'uomo che entrò nel Riva Motorsports, quello con la maglietta nera che avete visto prima, si chiama Robert Allen. E l'ultimo dei quattro, quello che era entrato con la camicia bianca, si chiama Dedrick Williams. Infatti, per un certo punto in questo filmato si vede che, evidentemente, Dre Dedrick guarda dritto negli occhi X, Infatti, dissero che letteralmente X conosceva uno di quei. Era amico di quei della maggior parte non di botwright non di newsom neanche di allen dicevano che era amico di Dedrick williams che però letteralmente ehm, letteralmente erano era, era era ovvio che erano che non, non si sa se erano amici scusate però voglio eh, continuare con eh, le Prima, prima di continuare, prima di leggere la sentenza riguardo ai, ai tizi che sono stati arre, ai quattro uomini che sono stati arrestati e hanno i quattro killer di X, ehm, voglio parlarvi delle ultime ore passate di ex. Ex quella mattina si svegliò normalmente, fece colazione, fece tutto. Lavorò a suo beat. Che sta lavorando, non mi ricordo il beat, il nome del beat. Scusate, però <ride> però scusatemi, e stava letteralmente guardando il, stava lavorando suo, a questa nuova canzone, e, e di, eh, la madre di X chiamò, chiamò a casa perché la sua ragazza la sua nuova ragazza non stava bene. Ehm... Quindi Hex non, non aveva, diciamo, voglia di. Andare. Cioè non, non, non aveva voglia di andare, e però lo avrebbe, eh, però le, sarebbe andata Cleopatra, la madre di Ex, a portarla all'ospedale perché era anche incinta del loro figlio, del figlio di Ex. Genesis, la nuova ragazza di Ex non si sentiva bene e quindi penso che era incinta del, del figlio di Ex. Quindi ehm, la portarono al dottore dal medico e a un certo punto Ex ehm, andò eh, al Riva Motorsport di Florida nella, nella, nella Delphi Beach in Florida perché voleva comprarsi una nuova moto. Così voleva comprarsi una nuova moto. Prima andò in banca a Prelevare 200, 200 No, aspetta, 150.000 dollari, esattamente, non sto scherzando. 150.000 dollari, però eh, purtroppo quella che stava in. cioè, quella. però. Eh, però purtroppo, eh, cioè purtroppo, Dio, non so se era un purtroppo o un che, però eh, si poteva, la, la signora che vedete che sta parlando con, con ex gli disse che poteva solo prelevare 50.000 dollari in contanti perché voleva perché non si sa in realtà la somma perché, perché voleva prelevare 150.000 dollari perché magari la, la moto che voleva prendere magari costava di più magari aveva un prezzo di più magari eh, non si sa però comunque fa, voleva portarsi dei soldi in più comunque e da lì fuori dopo quando rientra nel, nel, nel Riva Motorsports a un certo punto prende i soldi se li, tutte banconote da 100 se li mette dentro nel, al, al, al suo li mette dentro la sua borsa Louis Vuitton e eh, e poi va via a un certo punto i quattro i quattro criminali ovvero Dedrick Williams, Michael Botwright Robert Allen e Trayvon Newsom lo avevano già addocchiato. Proprio, proprio in quel momento, eh, voi direte che... Proprio in quel momento vo... lui va al... aveva motosport insieme a suo zio e eh, guardano le moto, insomma, guardano le moto. Però il, il vero motivo della, della rapina di questi quattro non ha proprio un, un... come posso dire? Una nota specifica. Si può dire solo una che hanno visto un ragazzo con una macchina costosa, con una catena d'oro, con una bella borsa in con i contanti all'interno, quindi può darsi che abbiano fatto solo questo, ma si può dire anche altro, cioè magari c'è anche altro. Quelli che entrano infatti sono Dedrick Williams, quello lì con la camicia bianca, e dietro c'è Robert Allen. Quindi lo avevano già addocchiato, cioè lì era come un, un, una... avevano fatto un po' da vedetta in poche parole. Dopo, aver fatto dopo non aver scelto la, la moto, X eh, esce, sale sulla sua... X e suo zio salgono sulla, 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 sulla BMW di X, BMW i8, e a un certo punto si ferma davanti a loro una, una, un SUV. Un do una Doge Journey e scendono due uomini armati oh, que quegli uomini sono Michael Botride e Trayvon Newsom che puntano la pistola che puntano le pistole contro X e suo zio suo zio a un certo punto pre prende prende e se ne va via a un certo punto uno degli aggressori fa il giro dalla macchina prova a prendere la catena prova a prendere la borsa però ex non si arrende cerca di mearsi cerca di fare di tutto però l'aggressore quello, quello a sinistra prende la pistola e fa fuoco dopo il tragico evento tutte le, le, le accuse a ex da parte della, della, ex, della sua ex ragazza Giniva vengono tolte vengono riportate a suo carico e vengono ritirate perché ovviamente non potevano accusare un morto però, comunque, eh, già da lì si diceva che, 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 era, che uno di questi aggressori era, era amico di X. Ma in realtà non era, non era. nessuno Nessuno dei quattro era suo amico. Però, di certo, lo sgamano. Perché? Perché sgamano que questi qua? Perché Dedrick Williams, quello con la camicia bianca, che è entrato nemo sport, vide... Eh, pubblicò un video con, eh, che stava letteralmente ridendo e, spende, e, spe, e, f, e eh, eh, flexando le banconote, che, chissà quali, banconote rubate e rapinate da X, cioè rapinate da lui, eh, che erano di X quelle cose. Infatti Genesis eh, di, disse a, a tutti, annunciò che era incinta del figlio di X. Che infatti nacque dopo, ovviamente, dopo, dopo, la, dopo la morte di Ex, passarono, passarono i mesi e nacque il bambino, na, nacque il figlio di Ex. Sto parlando di lui, Gechiume, o, o Ghechiume, credo si pronunci Ghechiume, Ghechiume Onfroi. Che ragazzi direi che si assomigliano, sono un ritratto della perfezione. E Cleopatra, la mamma di Ex nonna di, eh, di, di Ghechiume pubblicò foto di suo nipote per far vedere a tutti, i suoi fan, a, a tutti i suoi fan come sta soprattutto fino ad adesso eh, Cleopatra continua a pubblicare foto di, anche dell'anniversario della morte di suo figlio eh, di, di ex continua a pubblicare foto di, di, di ex e nel profilo di X, nel profilo Instagram di X che è tutt'oggi aperto, c'è solo una foto. Una foto che ha raggiunto i 10 milioni di commenti. E soprattutto quasi 100 milioni di mi piace, cioè una roba folle. E c'è scritto no war, semplicemente no war, no guerra. E ragazzi, mi vengono i brividi ogni volta perché... Vedere questa cosa ed era pochi, pochi giorni prima che lui veniva ammazzato, che lui veniva ucciso. È davvero. È davvero triste. Perché era che quella era la sua ultima foto. Andiamo avanti, perché ora mi incacchio. Andiamo alle condanne. Allora, Trayvon Newsom e Dedrick Williams vengono entrambi condannati all'ergastolo senza la possibilità di libertà condizionale. Invece Michael Botright, l'uomo che, che ha sparato, venne condannato invece a due ergastoli, senza ovviamente la, più, eh, senza la possibilità di da più alti 30 anni. Cioè, bastavano i due ergastoli comunque, cioè uno per l'omicidio la, e l'altro per la rapina. Il giudice che espresso la condanna verso Botright, ovvero Michael Yusan, disse esattamente queste parole. Ha, tra ha trasformato un, 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 un... Aspetta, scusate. Ha trasformato un omicidio in ben 5 vite tolte, compresa la tua. Ricordati che in mezzo a queste cinque vittime ci sei tu e, tu e tutti i tuoi amici. Hai, hai tolto la vita ad una persona e ne hai tolte altre tre. Verrai, verrai, verrai portato in carcere e... E rimarrai lì per il resto della tua vita. Se tu immaginerai soltanto un giorno di tornare in libertà, beh, ti sbagli. Perché tu rimarrai in carcere e rimarrai finch finché morirai. E quando si apriranno le porte del carcere, tu sarai morto. Ma non è finito qua, perché l'ultimo imputato, l'ultimo imputato, ovvero Robert Allen, viene invece condannato a le cose andano diversamente. Lui si dichiara colpevole e testimonia contro i suoi complici. E eh, il giudice Michael Usa gli dà una condanna di sette anni di carcere, e però un, uno sconto di quattro anni. Di 4 anni e, ah, tra l'altro, gli vengono aggiunti 20 anni di libertà vigilata, quindi lui sarà in libertà vigilata solo per 20 anni, solo che in realtà 20 anni non è poco. Che, che, che credo che Allen sia l'unico che sia riuscito a pentirsi di quello che ha fatto, giusto? Dopo la, dopo la sentenza, gli, le condanne, eccetera, si pensava che. Ricordate quella famosa, quel, quello che vi ho detto riguardo a Drake e a X? Si, si pensava che Drake, lui fosse andata giù la, la questione del, degli insulti, del dissing, eccetera, eccetera, e si pensava che Drake avesse inviato Botwright, Williams, Newsom e Allen a uccidere X, quindi pensava che questo aveva assoldato i, i, i quattro. I quattro criminali per uccidere ex quindi si pensava che drake aveva fatto questa cosa cioè i fan almeno di ex avevano pensato che drake avesse assunto questi i criminali per uccidere ex però non si sa quello che è che veramente sia accaduto as is... moltissimi rapper tra l'altro in italia dietro proprio l'annuncio di ex quando è morto e, e direi che. E ho visto che l'altro una storia di, Ju, di credo di Junior Kelly al tempo. Io seguivo Junior Kelly al tempo, adesso praticamente sono anni 90, anzi, sono anni 90, e diceva, aveva solo 20 di anni. Si può davvero perdere la vita così? Rip XXX, ma un casino di roba hanno davvero voluto bene amato ex come un... davvero tanto e... e a pensare che non c'è più ti fa venire il magone ma a pensare veramente che non c'è più poi devo dire tra l'altro un'altra cosa È... che penso che veramente ex avendo 20 anni adesso ne avrebbe 25 26 ma no, in realtà ne avrebbe 25 ehm... Penso che avrebbe ancora fatto tanta strada. Perché, ragazzi, aveva un talento bello. Aveva un talento stupendo. E aiutava gli altri. Questo è proprio bello, da parte sua. E penso che veramente alcune. Delle. Alcune. Proprio io. Non capisco. Perché su Twitter, o meglio su Instagram, su Youtube, non mi ricordo. Giravano delle foto Cioè delle foto di un tizio Che riprendeva il cadavere di X, Cioè proprio arrivava lì un tizio Proprio davanti alla macchina E riprendeva il cadavere di X Mentre lui era così morto E meno male che il video è stato bannato Perché raga io l'ho visto E credetemi non è stato un bello spettacolo Vedere un cadavere ridotto male E, e niente Niente ragazzi, questa era la storia di X. Se volete dare un'opinione nei commenti, datela pure. Date il libero sfogo alla vostra, alla vostra opinione. E niente ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video dal vostro latte. È tutto, ciao ragazzi.